Non mi resta che augurarvi buon divertimento e quando il diavolo ci mette lo zampino. C'era una volta, anzi c'è, o meglio ancora potrebbe esserci, un piccolo paesino di campagna che sta qui, lì o dovunque piaccia chi ci sta guardando. Un paese normale, fatto di sane abitudini d'un tempo e tradizioni genuine. Il paese che io da quassù ho scelto per la nostra storia. Una storia fatta di uomini e donne comuni. Solo che ogni tanto il diavolo ci mette lo zampino e allora... tutta la tomba ricoperta di edera
in onore al partito e poi un intero chiama al bischio. Come se uno è morto e gli cambiasse qualcosa da avere sulla tomba, venera o qualche cos'altro. Ma lo saprei io, sai, cosa mettergli sulla tomba quello lì? Ma che tu dici, via? In fondo sta sempre parlando del padre di tua moglie, no? Appunto per quello. Ah, ha sempre voglia di imparicchiare. Senti, ma le tre ore lì che si parla di partiti, prima quello e poi l'altro. Ma la gente, cosa gli si dà? Ma la gente, noi! E poi si starà a vedere perché si può dare. Ma da cosa nasce osa, bravo, bravo. L'importante finalmente è che il nostro progetto di libertà e uguaglianza comunista sia realizzato, no? Perfetto. Proletari di tutta Italia, unitevi, unitevi! Piuttosto, e ci siamo dimenticati, dai, su, quelli della ma che hai il raffreddore, poi mi faccio letto? Il raffreddore, no, via, insomma, capisci? A quelli della fiamma, a loro, che gli si dà? Non me ne sono dimenticato. No. No, nulla gli si dà, nulla. Bravo. Perché loro sono il pericolo numero uno, capito? Sarà meglio tenerli fuori dal governo. E poi guarda, io posso trattare con tutti, liberali, socialisti, repubblicani, ma con loro proprio io non ce la faccio. No. E poi se non mi sembra si sia diciamo troppi, sì, in questo momento, sì, quindi sarà meglio lasciarli fuori. Sì, sì, sì. Giusto, giusto. E la voglio proprio vedere io la faccia di quel brutto muso di come si chiama del commendator Falsetti Fregoni quando perderanno le elezioni, sai? Via. Ma io dico, ma che l'ha visto il manifesto elettorale di quello lì? Cittadini, fidatevi di me. Ma ora io dico, ma come si fa a fidarsi di uno che di cognome si chiama Falsetti Fregoni? Via. E lo dia anch'io, vai, come ci si fa a fidare? Ma da retta a me, fidami. Basta poco per farti diventare tutti uguali. Il profumo del potere è quello che accomuna tutti quanti. Magnifici esemplari di esseri inferiori, basta fargli sentire solo il profumo del potere e tac, diventano tutti uguali. Compagni operai di tutta Italia, unitevi e gridiamo insieme il motto del nostro grande partito: quel che è tuo è nostro e quel che è nostro, lo so, è un'idiozia, ma è così facile prenderli per i fondelli. La rima umano non è così.
interferire, mai. E poi sono esseri così netti, fragili, inutili e volta gabbana. Ah, ma in più sono molto buffi nelle loro certezze. Per esempio non sanno che per andare al governo dovranno aspettare fino al 1996, ma prima dovranno cambiare il loro nome in Democrazia di Sinistra, mentre quello che doveva durare poco nel 2006 sarà eletto ancora alla presidenza del Senato. Ma che cosa hanno di tanto speciale? Sono creatore di Dio e quindi sono figli suoi anche con tutti i loro difetti. Ah, basta nominare la concorrenza e poi quali figli? Questi sciagurati esseri umani sarebbero capaci di tutto, anche di rinnegare il proprio padre, la propria famiglia e il proprio credo per il potere e il denaro. Del mondo. Allora non hai capito, tu sei proprio un novellino. Prendiamo questi due per esempio. Credi che rimarrebbero integri e fedeli al loro credo? Se si presentasse loro un'opportunità diversa? Sì, è vero, sono un novellino, ma ho molta fiducia negli uomini. Bene, allora vediamo, facciamo una scommessa. Faremo arrivare al signor Gaetano Rossi una bella sorpresina. Diciamo d'oltreoceano. Se ho ragione io, non solo avrò l'anima di questi due mentecatti, ma anche tu sarai mio. E il signor Gaetano Rossi non solo deciderà di rinnegare il proprio conclamato credo politico e le proprie idee, ma deciderà ben presto di beneficiare dei frutti del proprio inganno. Ci sto! Le creature di Dio e bene trionferanno sempre! Ma ricordati, per vincere la scommessa, tutto dovrà essere compiuto. Non basterà di certo cambiare idea per due o tre giorni. Se il progetto di beneficiare del suo repentino cambiamento di valori non andasse in porto con tanto di pentimento postumo, la scommessa è persa. Sta bene. A presto, mio bel ricciolone. Ah! Oh mio Dio, signore, che cosa ho fatto? Aiutami tu! Gaetano, tirami via una curiosità, te che tu sei appunto della Russia e che tu sei stato anche in Russia. Ma è vero che laggiù è un san male nessuno? Ma certo, si capisce, ora ti spiego Agostino. Prima di tutto laggiù c'è il freddo. Freddo, sì. Anche ammazza tutti i ricchi, si vede. E poi si opera bene, no? Per colpa a chi che ne felice di Dio. Se ne felice di Dio. Ne felice di Dio. Scusa, ma gli orsi? Dove li prendo? Ma insomma, Agostino mio, ma ti tocca spiegarti tutto. In Russia è pullula di lupi. Pullula? Pieno di lupi. Certo, c'hanno gli allevamenti. No. Sì, come noi ci sono quelli delle galline. Come le galline? Sì, è tutto per merito di questo gran uomo qui. E lui? Bravo. Gaetano, lo sai cosa ho sentito dire l'altro giorno lì in cooperativa con quei ragazzi? Una cosa che ha dell'incredibile, quasi non sembra nemmeno vera. Ho sentito dire che in Russia non ci sono più preti! Zitto! Ma te tu parli di preti davanti a loro e gli si incrocia le palle degli occhi, no? Anche se io purtroppo non sono mai stato in Russia, che posso dirti però una cosa che so di là? Via, sentiamo! Ascoltami, in Russia ai cornuti e gli passano un sussidio mensile. E lo sai perché? Lo sai? Perché li considerano i sinistrati di matrimonio! Ti ho aiutato a battuta, no? No! No! Perché la politica è una cosa seria. Non ci sono battute da fare sui compagni russi. Queste sono battute degne di uno di uno di loro, non di uno dei nostri. Prendi esempio da me, fiero esempio di integrità comunista, compagno da sempre e non per nulla, faccio anche Rossi di ognuno. Aspetta, scusa, però via, dimmi questa. Ero lì in cooperativa e si è intrapresa una discussione. Ma secondo te, che
è vero che là in Russia i coccodrilli volano. Ma via, ma chi te ne racconta queste mischie? Ma come parata di coccodrilli a volare in Russia? Via, ma che ci sei o ci fai? Mare, ma che c'era scritto sull'unità? Sì, sull'unità. Sull'unità, quella di ieri, ovviamente. C'è un altro timbolo. Qui? Porca miseria. Questo? Signora... Sì, effettivamente io ci sono stato. No, dimmi. Effettivamente, e vola. Vola. Gli svolazzi. Roba di poco. Uno dei tre volenti. Questo è così. Parte così. È una per un minimo. Eccoli, giovani comunisti. Furbi come le azzelle. Ti faccio arrivare la verde dell'Azione Cattolica. Sai, non vi farebbe mica male un po' di dottrina cattolica in il cervello, invece che quella politica di sinistra, già peoroni. Predomina la vostra dottrina, sì, come la insegni tu prete poi, ma va, che se deve riempire la chiesa con me, che si sbaglia di grossa. La paura, mica d'addosso la chiesa. No, io non ho paura di rovesto, solo che io in chiesa... Meno ci entro, meglio sto! Ecco, bravo, anch'io! E poi ora è sta che la rappresenta, scusa! Non te ne bastava una di suocera! Che direbbe anche sciogliere la mia di rosario, sai? Mi farebbe bene, va a dire, un bel rosario di Anche due! Contenti piuttosto con quella politica, la mangio a prendi! Buonanotte! Andiamo a Agostino via, prima che questa la riattacchi! Con la solita predica. Ecco, mia. Bravo, sì, una predica che ormai che la si sa a memoria. Ah, poi per le prediche. E ci sarebbe di già Don Tonino, arrivederci. Bravo, via, vai. Ci vedono bene in questa casa, sia su quei due pecoroni che i loro amici comunisti. Sì, come minimo gli ci vorrà ancora mezzo secolo prima di andare al governo. Bene, ora vediamo un pochino di movimentare la situazione. Entri in scena il primo elemento di disturbo, va in scena il dramma. Ah! Magari sono andati in cooperativa a fare le loro riunioni politiche. Di certo, e non ci vanno a cantare le litanie. Quello di sicuro, guarda. Ciao nonna, dov'è il babbo? Le uscì ora con Agostino. Ma perché? Avevi bisogno? Che c'è Francesco? C'è. E avrei bisogno di fare la creatina con lui, va bene? Ma che è tutto sto mistero? Qui c'è la tua nonna, la tua mamma. Se non ti confidi con noi, ma con chi vuoi farlo? Anche perché ora, e tu mi fai venire brutti pensieri. I pensieri belli e brutti che ce l'ho mai io quando devo pensare che ne ho dei babbo. Ma allora intanto confidati con me. Anche perché la mamma l'è sempre di rifugio peccatorum. Che ti devo dire mamma, in pratica... Sì. E mi sono fidanzato, via. Oh, e tu mi hai fatto pensare a disgrazia. No. Anche io, mamma mia, avevo già cominciato a pensare male. Invece si è fatto la fidanzata. E detto fra noi, le anche ora. Ragazzi, dimmi un po', Chi l'è? Il problema è questo, chi l'è? Chi sarà mai, via? Chi è la figlia di un delinquente? No. E peggio ancora, la figlia di un federale. Preciso, è la figlia di Falsetti Fregoni, il fascista. Del commendatore Falsetti Fregoni? Oddio, Maria! Ecco, la bradaccia la faccio io e loro invocano sempre la concorrenza. Eccoci, una presa così te, ma immagini il babbo dopo il pepato al 48. Oh, no, e scoppi un temporale, scoperchia tutte le case del paese. Questa casa non ci sarà mai, e per questo ci vengo tanto volentieri.
Francesco, ma ti rendi conto della faccenda? Ma vorresti portare nella casa di un comunista, più comunista dei comunisti in Russia, la figlia di un fascista? A me non mi interessa se è figlia di un comunista, di un fascista, di un repubblicano. Non devo mia sposare i partiti. Noi ci siamo bene, davvero. È questo che lo racconto. Bravo ragazzo. E sì che tu sei democratico. Ma sì che è una cosa seria. Certo è una cosa seria. Il fatto è pure conoscere le donne, no? Vuole che la porti in casa, alla famiglia, a farmi presentare in casa. Ma come fu? E succede un casino se la porto in dentro. Ma se una porto succede un casino lo stesso. Perché la vincerà a dire che voglio fare il fanfarone, capito? O mi voglio pigliare le cose sul serio, no? Porco diavolo. Vai, ce l'hanno con me, le nova. Ma secondo me, appena Gaeta non lo sa, espranda la porta di casa per farla entrare. Insomma, può capire che a me di tutta questa politica non mi interessa nulla. A me mi interessa la mia fidanzata e basta. Le cose si mettono bene, possiamo uscire di scena momentaneamente. Temporale in vista, si salvi chi può. Dov'è Francesco? E perché ce ne crede di fare con Francesco? Una briscola, ma come cosa devo fare? Mi devo aiutare a fare un lavoro, no? Che è una novità. Francesco era qui e prima di andare via c'era. Che novità? Io non so nulla, anzi ora ci pensa che mi sono una. Sì, ti accompagno da questa parte. Insomma, si può sapere che gli è successo o no? Novità. Sai come sono i giovani d'oggi, no? Pasticciano. E poi? Una bambina messa un cinta davanti a una ragazza, eh? Peggio. Peggio? O come peggio? O che ne ha messo in cinta lui? Per sapere o no cosa è successo? Ma niente. Tuo figlio si è fidanzato. Tutto qui? Chissà cosa mi credevo io, via. Tu mi ha fatto prendere una paura. Aspetta. La paura ti viene adesso. Appena saprai chi è. Sentiamo un po', chi è? La fine del comitato fratelli Fregoni. Vabbè, la figlia del comendatore fa senti Fregoni. Sì, digli pure di venire qui, con suo padre. Ma sarebbe il commendator Falsetti Fregoni, quello lì, il federale? Proprio lui? Mio figlio con la figlia di uno di... No, ma come Rosa? Non è possibile, guarda, non è possibile, io, te con queste mani tu l'ha fatto. Ma io con queste mani, e lo disco, amico, ma te ne rendi con tutte le ragazze che c'è a giro, quello stupido deficiente ma imbrogliassi proprio con la figlia del mio peggior nemico. Ma ora, quando mi abita a tiro, quello stupido che si fa Monti, amico? E tu c'è poco a fa Monti, in fondo se si vogliono bene, che tu ci può fare? Va via, ma sta zitta te! Non lo difendere sempre, non ti mettere in mezzo, ora mi senti! Questo è il momento di rientrare in scena. Direi che è arrivato il momento di far entrare la prossima sorpresina. Che cosa stai architettando?
attenta a quello che fai. Niente, mi metto qui e mi godo la scena. Entri la lettera, volta campana prima, si gira! Che si vale? Non c'è nessuno. Eppure la porta aperta. E ora di che la s'aspetterà qui la nunca. Chissà perché non l'è venuta. Ma che bella processione. Quest'anno il prete gli ha fatto quattro nostri in grande. E c'era anche la bella in traccino. Eh sì, che addobbi, che fiori e che canti. Ma l'ho vista la moglie del sacrestano. O come l'era vestita, la si crede di molto bella. Che pie donne, sono quasi meglio delle mie. Ma quanta gente c'era? Io Dio, ce n'era più dell'anno scorso. Davvero tanta gente, sì. E c'era anche la Maria. O che quella vista, con tutti quegli anelli, la mi sembrava un albero di Natale. Ma che l'ho vista, sì o no? Se l'ho vista, l'hanno attaccato un bottone o me la spiccicavo più? Ma mi parlava dei ricami che ha fatto. Ricami? Lei? Ora, perché è cominciato il corso di taglio e cuci la crede di insegnare a noi? No! No, no, poi mi sono una nemmeno io, altre taglie e cuci con quelle linguacce. E la Olga? La Olga? Perché la ti diceva? Io mi sono persa tutto il discorso perché il prete cantava troppo forte. La Olga mi diceva che la va una settimana di posarsi a Monte Cattini. A Monte Cattini? Sì, non ci andrei! O come dice il proverbio, Monte Cattini. Svuota le tasche e gli intestini. Ma che tu vuoi fare? Al mondo c'è certa gente e poi credi, se è meglio non porti nulla. L'ultima volta l'ha portato in dolcino, ma era talmente, ma talmente duro che tra un po' mi si spacco un dente. Ne venisse un accidente ombrellino. Lo sai che ti dico? Ti sembra anche a te che quando si torna dalla processione ci si sente? Prima o poi gli succederà qualcosa.
Ma no, ma via, ma cosa deve essere successo secondo te? Qui c'è soltanto una cosa da fare. Cosa? Butta via questa lettera e nasconditi per 2 o 3 giorni in montagna. Ma che danno? Ma che se matta, Lisa, ma perché mi devo nascondere se non ho fatto nulla? Vengo. Oh, dammi qua! Su! Se ti fa così qui! Allora. Oh, mamma. Oi, oi, oi. Dunque. Questo studio una famiglia di Roma, trovandosi davanti un caso di ricerca dei parenti più prossimi del signor Antonio Rossi. Ferma un attimino. Come Antonio Rossi? Ma Antonio Rossi è quel buon a nulla, fannulloni, delinquente rubagalline di mio cugino, che dopo averne combinate di tutti noi, e senza parlare dei debiti che lasciò, scappò, capito? Scappò. E ora di sicuro che vengano a cercare parenti per farsi pagare i debiti che gli ha lasciato lui. Su che noi si fa finta di non aver ricevuto nessuna lettera, la si strappa. Sentiamo che dice andino fino in fondo. Non sia sta buona e non fare la curiosa. Anche perché quello lì, prima di scappare, gli mise incinta una ragazza, capito? E chi si è visto. Si che strappano questa lettera. Ma leggiamo tutto fino in fondo, no? Va bene, arriviamo fino in fondo. Però dopo si brucia, eh? Che defunto, è morto, va bene? Strappa la vita, tanto anche via di debiti tu ce la puoi, vero? Ma lasciami finire, su. Dunque, defunto è in Arizona. Arizona? Ma che zona è? Ma dov'è questa zona? Mando tu poi la sigla in Bassa Italia di sicuro, no? Il testamento? Ma che testamento? Il testamento dei debiti e della miseria che ci aveva. Adesso tacci e lasciami finire, Testamento, quindi, lo studio notarile Douglas di Tucson, constatato che il denominato Antonio Rossi, di nazionalità italiana, già residente in Firenze, l'ha mandato a questo studio notarile di Roma affinché rintracci certo Gaetano Rossi, quale è probabile l'unico parente del Rossi Antonio. Oh mamma, ve l'avevo detto, io lo vengono a cercare noi per farsi ripagare. Buttala via prima che vengano a prendere il volo e ci sa. Quindi sarà cura di questo studio notarile di Roma a cercarsi quanto riesco da Tucson, se il Rossi Gaetano sia ancora in vita. No, te e Tucson. Stiamo zitto, inviando sul posto un notaio di fiducia. Tombola il notaio di fiducia. Ma chi gliela dà poi il mio indirizzo? Poi io non ho nulla, non ho una lira, capito? Sono in bolletta. Ma aspetta, io non ho finito. Notaio che avrà il compito di documentare legalmente i dati anagrafici del Rossi Gaetano, oltre ai componenti la famiglia che dovrebbe essere così composta: Gaetano Rossi, capofamiglia, Rosa Anselmi, la moglie, Francesca Rossi, loro figlia. Ma figlia? Ma che figlia? Via. Ma che danno numeri? Noi siamo un figlio, no? Ma vado avanti o no? E vai avanti, mandando la fine di quella lettera. È sempre la stessa. La si strappa, capito? Perché a me il dubbio non me lo leva nessuno. Magari quello lì potrebbe anche aver ammazzato qualcuno. E ora vengano a cercare noi, sai? Ora aggiungiamo un po' di pepe a tutta la faccenda. Pertanto, come richiesto da Tucson, il notaio dovrà verificare se il Rossi Gaetano sia in possesso dei requisiti come richiesto dalle ultime volontà del fu Antonio Rossi, cioè che il Rossi Gaetano sia iscritto al VGP, ossia vecchie glorie del passato. Io? Oh mamma mia, non sta zitto un attimo, Vediamo di riequilibrare un attimo i giochi. Oltre ad essere un buon credente, praticante la religione cattolica. Pure! Di male in peggio! Ma lo vuoi strappare con questa lettera, sì o no? Fascio! Azione cattolica! Ma per chi me l'hanno preso? Ma
Ma scusami, ma ti ho detto di strapparla la distraica, io non ne voglio sentire più! Perché voi non gli date retta? Non gli date retta! Perché io sono sempre il compagno Gaetano Rossi, capito? Ed ora, zac! Ecco il colpo di grazia! Come mi diverto, ma come mi diverto! Ah! Ad accertamento avvenuto e in caso positivo potrà entrare in possesso dei beni del Rossi Antonio! Beni? Cosa hai detto, beni? I beni, certi tuoi ci hanno lasciato dei soldi! Non c'è scritto che abbia lasciato dei soldi, svegliatevi! Dei soldi? Oh, aspetta, un tu l'hanno mia già strappata o testa lente? Ma vuoi vedere che il bravo cugino Antonio, dopo tutti i guai che ci ha combinato, ora che è morto ci lascia una fortuna. Però ho messo la lettera, mi pare proprio di sua madre, proprio. Sì, diventa anche ricca. Oh, tempo perso. Ti seguo, tanto qui la situazione va da sé. Ben via Rosa, ma che ti ha fatto? Ma che ti scappa proprio ora? Che ignoranti, eh? E ci sarà un PS, no? Post-scriptum! Ah, sì. Sì, un post-Christus, sì. Sentite, post-Christus, post-Christus. Siamo muri inoltre che mercoledì 10 maggio, alle ore 19 circa, il signor Bianchi, notario dello studio di Roma, sarà presente presso il domicilio del signor Rossi Gaetano allo scopo di documentare se i requisiti richiesti corrispondono al vero. In caso affermativo, questo studio, congiuntamente con quello di Tucson, avvierà le pratiche per l'assegnazione dei beni del fu Antonio Rossi al signor Gaetano Rossi! Avete capito? Quindi si tratta di un ereditato! Ma io l'avevo sempre detto che cugino Antonio era un bravo ragazzo e aveva del sale e della vinignoccola. Scusami Gaetano, ma finora non dicevi che era un disgraziato? Lascia fare, si vede che laggiù gli ha messo la testa a posto, no? Ma scusa, hai detto anche che prima della galleria ha messo in cinque una ragazza. Io poi, ma io non l'ho mai detto, queste sono tutte pettegolezze, amico, di donne, perché solo voi donne potete pensare che uno quando bacia una ragazza e la mette incinta su. Guarda che baci, non hanno mai gonfiato la pancia a nessuna donna, però piuttosto, ora che arriva il notaio e bisogna che trovi in tutto quello che c'è scritto nella lettera. E cosa dice questa lettera, Rosona mia bella? Perché io non mi abito bene ancora. Dice che devi prendere la tessera del Movimento Sociale Italiano. Che roba! Questa lettera dice che non devi essere contrario alle idee politiche di tuo cugino. Quindi ti dovrà prendere la tessera da facettare e da... Io piuttosto mangio un po', capito? Sicuro che devi prenderla. Poi, una volta risolta la nostra faccenda, prendi la tessera e la butti nel bidone della spazzatura. Semplice, no? In più, devi essere anche praticante della Chiesa Cattolica. Anche questo lo dice la lettera. E non dice più nulla questa lettera? Io penso che, dopo tutto, se vi promettete qualcosa, un documento che lo possa fare in merito. Sì, hai ragione. Potrebbe farci la tessera dell'Azione Cattolica? La tessera dell'Azione Cattolica? Ma voi due mi volete vedere morto, avete un'altra tessera e lei la si faccia gli affari suoi. Gaetano ragiona, è solo roba da far vedere a questo benedetto notaio. Una volta poi risolta la nostra faccenda, prendi e getti via tutto. Ma lo capisce, no, che si tratta di una grossa fortuna? La roba in fondo e la sua ragione, via. Soltanto c'è un'altra faccenda un po' più complicata. No, non mi venite a dire che c'è di mezzo un'altra tessera. Ma no, ma che tessera? E si tratta di Francesco. Francesco? Questa lettera parla chiaramente di una figlia.
dell'amicizia. È vero. E gli diremo che è morta, via. Se voglio vedere il certificato di morte, così fa. Ha ragione. È un problema abbastanza serio, Sai, la festa dell'azione attoria che sarà un boccone un po' duro da mandare giù, ma passerà. La tessera dei insomma di quelli lì, non li voglio nemmeno nominare, si farà anche quella. Però il problema di questa figlia è ancora più grave. No, io dico che un problema si può risolvere. Come? Basta che da un Francesco. La Francesca? Esatto. Basta che si travesta da donna, il gioco è bello fatto. E Francesco pensa che si vorrà vestire? Certamente si travestirà. Dopo tutto quello che mi ha combinato con la figlia di quello là, del federale, è già fortunato se non gli metto le mani addosso. Quindi mi deve obbedire e poi via. Si tratterà di 2 o 3 giorni, no? Ciao Abbo, avrei bisogno di fare una chiacchierata con te. Sapessi quanto mi voglio dire io? Brutto disgrazia. Sì, confidati pure con tuo padre Francesco, sì, prego. Ti volevo dire, no, io, insomma, sì, come va, ti vedo, Sì, tutto bene. Tutto bene, sì. Vai, confidati, vai. Volevo dire che mi sono fidanzato. No! Sì. Ma no! Ma davvero? Amico Donne, questo spirito, il nostro figlio Francesco si è fidanzato. Tu mi chiedi nulla di chi è lei, della sua famiglia, no? No, io non voglio sapere nulla. Sentiamo un po' chi è la dischiera, la fortunata, Sentiamo. Allora, la si chiama Marisa, no. E la sarebbe la figliola che il suo abbo lo infanzetti fregoni. La figlia del commendatore Falsetti Fregoni, una gran bella ragazza. Proprio una bella ragazza. Proprio una bella ragazza. Non tornavi, che ho detto. La figlia di Falsetti Fregoni, il fascista. Ma cosa c'entra? L'importante è che tu sia felice e tutto il resto non importa. Ma si capisce, no? Ma certo, ma è quello che dico anch'io, io strozzo. Ma cioè allora tu mi dici che io te la posso portare qui, in casa tua, col flaco? Qui in casa tua? Ti dirò di più. Io sono molto contento di fare la conoscenza della tua fidanzata. No, qui c'è qualcosa che non va. Voglio dire, aveva paura di te sta cosa, il lei, il suo abbo, e voi mi dite che bella ragazza, portala pure in casa. No, qui c'è qualcosa che non va, ma che si scherza. E magari invece c'è qualcosa che va in come, Francesco. Oggi è arrivata questa lettera che cambierà sicuramente la nostra vita. Dove sì? Vorrei dire che pare che tuo padre abbia un'eredità in arrivo. Un'eredità? Lui, davvero? Tuo padre è un cugino in Arizona, non lo so, che è morto circa 6 mesi fa. E ora Gaetano risulta l'unico parente rimasto in vita. E insomma, che pare che questo ci abbia lasciato dei beni, capisci? Dei beni? Ma si tratta di soldi? Di che si tratta? Ah, di deciso ancora non si sa. Perché deve arrivare
dovremmo avere un figlio. Ma una figlia, capisci? Una figlia? E invece abbiamo un figlio. Un figlio che bisogna che si presenti come una figlia. E dove sta questa figlia? E questa figlia saresti te. Io? Poi no, il Francesco Cento di Capi. Il notaio che viene da lì. E deve trovare una femmina. Quindi, mentre il notaio sta qua, tu ti troveresti la donna. E poi una volta risolta la nostra faccenda, tutto tornerà come prima. Io faresti da donna? No, no. E io allora? E tutta questa faccenda ho dovuto prendere sia la tessera dell'Azione Cattolica, sia la tessera dei... Faccio, lo sai essere meraviglioso? Te, tutta sta casa, dove sta tessera di... La vado a prendere in giro, sai? E te tu fai tutte queste storie per metterti una sottana due o tre giorni e poi mi tocca anche vederti fidanzato con la figlia del mio peggior nemico. Ma ci penso, papà, ma tu lo sai, no? Che quando l'amore ti coglie... No, anche l'amore ti rincoglie. Farai la parte della Francesca, perché ognuno deve dare il suo contributo alla casa. No, io da dove mi vesto, voglio dire, mi vesto. Allora non hai capito. Sono cose unite. Sì. Se non lo fai, niente eredità, niente soldi. Sono cose collegate. Ti capito? Come il cacio con le pene. Poi? Come il diavolo e le corna. Poi? Come le tasse e gli accidenti. E va bene, via, va bene. Mi vorrà dire allora che mi vestirò da donna. Oh. Però in paese la mia fidanzata, Bosca, non si deve sapere nulla di più. Tranquillo, non sì, compra sì. Niente. Anche perché se vieni qui una scusa la troviamo per il fatto che non ci sarà, ma? No? Ma visto ragazzi, se ragioniamo qui, le cose ci mettono tutto a posto. Sento qui ora la Russia si però ci ti ha, magari un bel duce. Su, datemi la mano, su. Se tutto va per il verso giusto, certo, che tutto andrà per il verso giusto.
sentimento politico. Ma guardi, guardi, commendatore, mi ha proprio tolto le parole dalla bocca dello stavo per chiedere io adesso. Allora provvederò personalmente alla consegna irrevocabile della tessera nei prossimi giorni. Grazie, grazie commendator, guardi, sarà uno dei momenti più brutti, più belli della mia vita. E ora via, per festeggiare, offriamo a questo signore, offriamo qualcosa da bere. Il cordiale, voglio dire, no? No, cordiale. No, un bicchiere di vino. Bianco, bianco. Meglio rosso. Accidenti, quanto vendi io! Ora sentiamo subito il commendatore. Questo qualità top. Prego, prego commendatore, a lei. Carissimo. A voi! Buono, eccellente. Adesso Francesco, sì. Accompagnami a fare i due passi che dobbiamo fare due chiacchiere in privato. A sua disposizione. La saluto. E presto mi farò avere la sua tessera. Attenderò con grande fiducia questo momento. Saluta Massore. Abbiamo lavorato. Si vede Don Tonino, io avrei bisogno di fare una chiacchiera fina con lei, sì. Allora dimmi pure che ti ascolto. Dunque, prima di tutto lascerebbe scusare se noi ogni tanto, i ragazzi della cooperativa, si passa, ma per sbaglio, sotto le sue finestre a cantare le nostre canzoni. E sa, è uno scherzo innocente, da ragazzi. Capisco, capisco. Magari tutti i ragazzi sarà anche la pubblicità di qualche 28 di mio. Vero che è così? Bravo Don Torino, glielo posso proprio giurare. Anzi, è meglio sempre non giurare, perché vedi che hanno i giuramenti e sono come le bugie. Hanno le gambe corte. Ha visto? Questo prete, Rosa, com'è simpatico il nostro prete. Io te l'ho sempre detto che era simpatico. Sì. Se è te che non mi hai mai voluto credere, ad ogni modo, digli a Don Tonino quello che gli devi dire, su. E che gli devo dire? Ah, è un periodo che mi dimentico spesso quello che devo fare. Diventare un praticante della nostra chiesa. Sì, ecco proprio così, un praticante, me ne ero dimenticato. Vedi che sei anche disposto ad abbracciare la nostra religione cattolica. Grazie, anche no, questa è grossa, ti pensi un po' per paura delle capite, ma sì. Cosa vuoi fare? Vedi, Don Tonino, è proprio come ha detto mia suocera, vede, io sono così emozionato che non mi riesce nemmeno di ripeterlo. Anzi, per essere precisi, vorrei anche prendere la tessera dell'Azione Cattolica. Oh, per padre, questa sì che è una bella notizia. Però ricordati, Gaetano, che poi la chiesa bisogna frequentare. Ci sono le sovrane messe, le benedizioni, i rosari quando vuole qualche parrucchiano. Bisogna confessarsi, fare la comunione. Sì, Don Tonino, ma se faccio tutte queste cose io, il tempo per andare a lavorare, quando lo trovo? Ma dicevo del tempo libero. Ah, meno male. Quindi Don Tonino, è possibile avere questa tessera? Certo, sarà un piacere per lui. Domani o dopodomani passerò io personalmente a consegnarla. Sono dato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ora bisogna proprio che io vada con le donne. Sì, l'accompagno, Don Tonino, l'accompagno. Sì, e mi ha chiamato e devo uscire a fare la spesa.
adesso. Oh mia, ma chi lo avrebbe mai detto? Ma chi me l'ha fatto fare? Speriamo bene e soprattutto speriamo che di questa faccenda nessuno in cooperativa sappia mai nulla. Certo, quando avrò fra le mani l'eredità, almeno una messa al cugino Antonio per indulgenza e gliela farò dire. Ma una è perché non prenda dei vizi. E poi finalmente quando sarò ricco potrò urlare e mandarli tutti a quel paese!